Il team che ha realizzato l'applicazione Unimap è formato da Raffaele Costantino, Raffaele Maiese, io che sono Liliana Annunziata e altri due colleghi, Ernesto Pizza e Vincenzo Vicidomini, che sono assenti per motivi di lavoro. L'applicazione è in parte per un'esigenza del campus, è una difficoltà da parte delle persone diversamente abili, con una disabilità motoria, che hanno dei percorsi da seguire dal punto di incontro fino al luogo dove devono arrivare, che sono scritti su dei file Word. Quindi in realtà, visto lo sviluppo degli smartphone, si è pensato di favorire il maggiore orientamento all'interno del campus grazie a un'applicazione che permette la visione della mappa dall'alto con la colorazione degli edifici come sono stati colorati ultimamente e quindi l'aggiornamento della mappa. Inoltre è possibile visualizzare sulla mappa dei punti di interesse, come per esempio il nome degli edifici, i dipartimenti, i vari servizi che sono offerti dall'università. Inoltre è possibile anche iniziare una visualizzazione, un orientamento interno all'interno dell'edificio grazie a una sequenza di immagini, dove però questo è stato sviluppato in questo momento solo per la facoltà di informatica. Che tipo di competenze sono state necessarie per questa applicazione? Le competenze sono tutte le competenze acquisite nella laurea triennale, partendo quindi con l'ingegneria del software per capire come doveva essere svolto il processo di raccolta dei requisiti e soprattutto per esami di usabilità e di accessibilità per capire come rendere le applicazioni usabili e accessibili alla maggior parte degli utenti. In quanto Quindi, tempo avete realizzato il tutto? Sei l'applicazione è mesi? stata realizzata più o meno in 6 mesi, diciamo, Dove potranno scaricare gli utenti sì, l'applicazione? l'applicazione è disponibile sia per iOS che per Android ed è disponibile dal sito dell'università, sia la pagina per Sì, disabilità, anche direttamente anche dagli anche store, no? direttamente Degli dagli store. store, il Play Store e l'Apple Store.